Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni giovedì, ore 21:15, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Non è assolutamente da considerarsi un mezzo passo falso il pareggio conquistato dai grigi contro la seconda in classifica. Il segno X del resto era atteso dopo una serie di vittorie che avevano portato alla conquista di ben 18 punti consecutivi, ma il Siena è venuto al Mocagata carico e ben organizzato. Già mister Marcolini alla vigilia aveva catalogato il match come molto difficile. Infatti i toscani si sono subito dimostrati ben superiori anche al Livorno. Questa volta poi la doccia fredda è stata subita dai padroni di casa dopo soli 3 minuti di gioco. La rete di Vassallo però non ha tagliato le gambe ai ragazzi di mister Marcolini, che hanno giocato comunque una partita maschia, con un gioco di qualità, ricca di capovolgimenti di fronte. La rosa a disposizione del mister poi permette impostazioni tattiche delle più variegate, i nuovi innesti danno una mano. Chinellato ha giocato per tutti i 90 minuti, Barlocco e Belazzino sono entrati nella ripresa. Gazzi è sembrato sempre più convincente, ma pareggiare comunque ci ha pensato al 32esimo della ripresa al solito Gonzales, che ha approfittato di una papera del portiere avversario Pane. Quindi un 1-1 che soddisfa, muove la classifica e permette ai grigi di continuare la serie positiva, mantenendo l'imbattibilità del nuovo corso. Gli applausi del pubblico a fine gara dimostrano la qualità e l'impegno dei giocatori, che hanno comunque saputo conquistare nelle ultime due gare, con le prime in classifica, ben 4 punti. Grigi vincitori anche su un altro fronte, quello della solidarietà. Entrati in campo con il cappello della Borsalino per sostenere la battaglia dell'azienda e dei lavoratori contro la crisi della medesima. È una città che anche in questo frangente si è unita alla squadra. Tanti cappelli della Borsalino si sono visti anche sugli spalti e in tribuna stampa. La dimostrazione è che uniti si può vincere sempre, non solo sul campo. La temevo all'inizio e la temevo ancora di più dopo 3 minuti. E purtroppo oggi alla prima occasione siamo andati sotto, però credo che anche questo ci possa servire per un'ulteriore crescita. Oggi posso affermare ancora una volta di più di avere una squadra di uomini veri, una squadra che ha affrontato il passare sotto dopo così poco tempo con aggressività, con intensità, senza pensare troppo alle cose negative che potevano accadere, soprattutto contro una squadra forte e organizzata come Siena. L'avevo detto, non ho l'abitudine di dire le cose tanto per dire, tanto per difendermi, per mettere le mani avanti. E Siena è una squadra che copre bene gli spazi, ha qualità tecniche e dinamiche di primissimo piano e oggi l'ha dimostrato. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Il meteo, in collaborazione con... Aria, acqua, vento, freddo. Lascia fuori le intemperie e i malintenzionati. Proteggi la tua casa con gli infissi di Gollo Serramenti. Gollo Serramenti. Produzione e vendita finestre in PVC, legno, alluminio, persiane in alluminio e blindate. E per tutto il 2018 ti garantiamo un risparmio del 65%.
Vuoi sapere come? 0143 88 29 13.